Turno di Primo Di Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, un giornalista, si è occupato molto di questioni dei vitalizi, ne ha scritto anche un libro inchiesta, Orgoglio e Vitalizio. Senatore Di Nicola, buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a tutti voi e agli ascoltatori. Senta, senatore, a me ha un po' colpito questa enfasi, vorrei dire anche questa retorica che il Movimento 5 Stelle, in particolare il suo leader Di Maio, hanno messo su questa vicenda dei vitalizi. Cioè, dire ieri, in mezzo ad un tripudio di palloncini gialli, che gli italiani aspettavano da 60 anni questa misura, io lo trovo un po', forse un po' forzato, perché in realtà i vitalizi sono stati aboliti nel 2012. Quello che è successo ieri è il ricalcolo per quel migliaio di parlamentari che lo avevano conservato perché lo avevano preso prima della riforma. Quindi non so se effettivamente gli italiani, quando vanno al mercato, al bar, in autobus, da 60 anni pensano a questa cosa. Guardi, io ho l'impressione che gli italiani continuino a parlare dei vitalizi perché sentono tantissimo il problema, sanno che è un privilegio odioso, che peraltro i politici si sono dati mentre facevano riforme pensionistiche che ai comuni cittadini tagliavano gli assegni, è molto sentito, guardi, perché comunque l'importo che si ricava dal ricalcolo dei vitalizi portano comunque delle risorse che per chi vive sul territorio e non attacca negli ospedali, risonanze magnetiche, rinuncia a curarsi perché ci sono liste d'attesa Però non è sterminate che con i proprio. 40 milioni che si Guardi, risparmiano no. risolviamo tutti questi problemi, Guardi, no? le posso dire una cosa, ho imparato a fare attenzione alle piccole cose e i cittadini li incontro. L'incontro continua, mi chiamano, li sento, guardi, 40 milioni sono importanti perché c'è gente che non riesce a curarsi e muore persino perché non si riesce in tempi celeri a fare una radiografia. Ma dico questo perché, proprio per dire che nei mercati, nelle piazze, la gente normale quando comunica è alle prese con problemi drammatici, la disoccupazione, il disabile in famiglia, la mancanza di reddito, poi sconta le carenze quotidiane quando si usufruisce, anzi non si usufruisce dei servizi pubblici. Guardi, io mi rendo perfettamente conto che 40 milioni sono piccola cosa rispetto alla montagna del debito pubblico, però tenga Non tanto il conto, debito pubblico, quanto guardi, per fare le cose che lei dice, migliorare il servizio sanitario no, nazionale, guardi, ma abbreviare le liste d'attesa, guardi, no? Ci è vorrebbero da pazzare, miliardi guardi, probabilmente. provi a pensare, guardi, un suo familiare che va a chiedere una prestazione e gli dicono torna fra 6 mesi. Avere o non avere, mi scusi, sembra una, ripeto, è una piccola cosa, No, ma però io seguo il suo la ragionamento. gente normalmente, guardi, ragiona così. Io mi rendo conto che a livello mediatico ci può essere stanchezza a trattare sempre questo problema, però tenga No, però mi conto chiedo, che. senatore, se io o un mio parente o un mio amico si sente dire la tua radiografia ce l'hai tra 6 mesi, non so se la prima cosa che gli viene in mente è che c'è un parlamentare di 85 anni che prende un vitalizio troppo alto. Non Non lo c'è dubbio, però so se è se quella la no, prima guardi, cosa che ti fa arrabbiare, sì, ma diciamo. se quella persona poi torna a casa e sente che so che il Senato non ha in questo momento intenzione di procedere con la stessa celerità al ricalcolo dei vitalizi, poi si fa 2 più 2, cioè la mancanza della prestazione pubblica e il privilegio che comunque toglie Questo comunque è risorse. interessante, senatore Di Nicola. È così, il Senato non ha intenzione di procedere su questa frontiera No, del... Perché Il vedo che la Presidente Senato Casellati ha qualche dubbio, un po' più di dubbi che non fico, ovviamente. ha dubbi e ha aperto, diciamo così, una fase interlocutoria, ha annunciato che ascolterà il presidente dell'INPS, magari chiederà qualche parere a costituzionalisti per avere qualche elemento in più sul tema dei diritti acquisiti. Però guardi, mi sembra, trattando la materia da tantissimo tempo e avendo visto come Camera e Senato costantemente si allineano sui medesimi trattamenti, è inevitabile e sarebbe veramente inspiegabile agli occhi degli italiani non fare celermente al Senato quello che la Camera ha fatto già.
Certo. Senta, io, lei diceva il presidente Casellati vorrà ascoltare dei costituzionalisti, probabilmente lo farà. Io ne leggo già parecchi, però, che hanno dei dubbi. Per esempio, oggi Cassese, Sabino Cassese, dice insomma, è una norma retroattiva e già questo potrebbe mettere in difficoltà un passaggio costituzionale. Aspetti, poi dice fosse stata una legge, magari, ma una delibera dell'ufficio di presidenza. Forse l'ufficio di presidenza non era, diciamo, competente per intervenire in maniera così drastica su qualcosa. Cosa che appunto è passato da tanti anni e la Corte Costituzionale ha già bocciato qualche volta, diciamo, interventi settoriali su piccoli gruppi di pensionati. È vero che sono parlamentari e quindi sono particolarmente invisi all'opinione pubblica, però se passa il criterio che si può intervenire sulle pensioni dei cittadini retroattivamente, se io fossi pensionato mi spaventerei. No, non è così, mi scusi, perché le pensioni dei cittadini sono tutt'altro rispetto al vitalizio. Il vitalizio è un istituto del tutto particolare, e partiamo anche dal ragionamento che fa Cassese, decisione presa dall'ufficio di presidenza, e oggi ufficio di presidenza dove deputati e senatori hanno stabilito regole, diciamo così, legiferato solo per loro stessi. E legiferando per loro stessi si sono dati delle regole di assoluto vantaggio rispetto a tutti gli altri. Guardi, è un approfittare del proprio ruolo di legislatore aver fatto per, diciamo, quella che correntemente si chiama la casta, un provvedimento di quel tipo. È veramente, guardi, da approfittatore di regime. Stare in un posto, avere uno strumento. Però è anche vero che nel 2012 quella procedura lì del vitalizio è stata cancellata. Poi che qualcuno lo avesse ancora è un'altra questione. Però diciamo non il legislatore. Qualcuno, no, mi scusi. 1338 parlamentari. Però voglio dire, la casta, quantomeno in quel caso lì, nel 2012 ha detto basta essere casta, togliamoci i vitalizi. Esatto, ma infatti in un sol giorno, con un provvedimento dell'ufficio di presidenza, erano i tempi del governo Monti all'incirca, in Italia c'era un'area del tutto diversa, i parlamentari fecero quello che non potevano negare agli italiani in quel momento. Poi altri hanno cominciato a dire che ci volevano interventi legislativi, che i passaggi erano lunghi. Qui invece è solamente una delibera dell'ufficio di presidenza, e questa è la particolarità che rende molto vulnerabile il discorso di chi dice che quello è un diritto acquisito, perché quello non è il diritto, di solito è universale, riguarda tutti i cittadini in base ad una legge. Quello è un provvedimento che riguarda un numero ristretto di persone che hanno stabilito regole solo per loro stessi, e voglio vedere in sede di decisione quanto peseranno i pareri dei costituzionalisti, perché qui non stiamo trattando il tema di una legge che vale per tutti, stiamo veramente trattando di regole che un numero ristretto di persone si sono date solo ad loro proprio esclusivo. La fermo un momento, c'è un ascoltatore che vuole fare una domanda. Bruno da Verona, buonasera. Buonasera. Senta, questo onorevole che adesso Primo Di Nicola, senatore. Di Nicola, guardi, parla come un santo, io lo definirei. Sì. Perché non capisco gli altri parlamentari che si arrogano il potere di poter legiferare a loro favore, non a favore dei cittadini. I cittadini per la Costituzione sono tutti uguali, devono essere tutti sullo stesso piano. Io mi sono visto tagliare la pensione, che è poco, dopo 42 anni di lavoro, loro magari stanno lì 5 anni, 10 o anche meno, e si arrogano il diritto. Io vorrei, il signor Napolitano, presidente, ex presidente, non so cosa se ne fa di tutti i soldi che guadagna, era il papà della nazione, ma il papà della nazione deve prima sfamare i figli e un padre. Va bene, no, Bruno, il suo punto di vista è chiarissimo, mi scusi, ho anche Fabrizio da Genova e vorrei avere il tempo di sentirlo. Fabrizio, buonasera. Buonasera a tutti. Senta, la preoccupazione mia ora è un'altra. Qui si parla di diritti acquisiti che sono privilegi, però si è fatto un ricalcolo tutto col contributivo. Ora, tutte le pensioni verranno ricalcolate col contributivo? Se la legge deve essere uguale per tutti, la paura mia è che tutti i pensionati, esattamente quello che dicevo anch'io prima, vanno ricalcolati. È una buona domanda, Fabrizio. Grazie. Onorevole senatore Di Nicola. Guardi,
Vede, i timori dei cittadini che cominciano a temere per le loro pensioni è il risultato del terrorismo psicologico e politico che hanno scatenato dal Parlamento, soprattutto l'associazione degli ex parlamentari. Le ripeto, non è un trattamento pensionistico quello normale, quello dei parlamentari, e non vedo che cosa c'entrano i trattamenti pensionistici dei comuni cittadini che già negli ultimi 20 anni hanno visto ben tre riforme pensionistiche, quando qualsiasi legislatore normale che abbia un minimo studiato e abbia una minima sensibilità politica sa che per un lavoratore non si può fare più di una riforma per l'intero arco della carriera lavorativa, perché è un atteggiamento politico disonesto, significa creare incertezza nei cittadini. In questo caso, parlando dei vitalizi come se fossero trattamenti pensionistici comuni, che uguali a quelli di tutti gli altri, stanno mandando un messaggio ai cittadini e agli elettori dicendo: attenzione, se tagliano il nostro privilegio vergognoso, taglieranno anche le vostre pensioni. Noi invece, guarda, ai cittadini gli vogliamo dare la pensione di cittadinanza, perché in Italia ci sono 10 milioni di cittadini ufficialmente poveri sotto la soglia di povertà. Le voglio però far sentire una cosa di Nicola, perché questo dei vitalizi è soltanto un aspetto. Senta questa breve registrazione, un comizio di Di Maio poco prima delle elezioni. Oggi vi presento il nostro primo decreto legge del primo Consiglio dei Ministri del Movimento 5 Stelle. Al primo punto dimezziamo lo stipendio ai parlamentari della Repubblica. Al secondo punto togliamo i vitalizi ai politici. E al terzo punto di questo decreto tagliamo 30 miliardi di sprechi e privilegi e li rimettiamo in aiuti alle famiglie che fanno figli, a chi perde il lavoro e ai pensionati. Queste sono nove pagine di decreto legge. Bastano 20 minuti di Consiglio dei Ministri per approvarlo. Allora, senatore Di Nicola, il secondo punto di questo famoso decreto legge è stato portato a casa, diciamo, è stato approvato, anche se in forma non di decreto legge. Il primo punto, il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, molto acclamato in piazza, è un po' sparito dai radar o mi sbaglio? E invece, guardi, è un argomento che bisogna riprendere. Ovviamente non ci si può occupare di tutto e tutto insieme. Io le dico una cosa, lo stipendio del senatore, io faccio il senatore, è qualcosa in più di 14.000 euro e francamente mi sembra di troppo rispetto al livello di vita e al reddito dei cittadini normali, ma è anche troppo rispetto alle esigenze del parlamentare. Non a caso noi restituiamo ogni mese una parte consistente. Le dico questo per dirle anche che si può fare politica non con grandi stipendi e con grandi indennità, e non c'è bisogno di fare finanziamenti pubblici come quelli scandalosi dei rimborsi elettorali. Noi abbiamo fatto campagne elettorali nelle ultime elezioni nelle quali ci siamo tassati, e le dico una cosa, guardi se può interessarle, in Abruzzo ci siamo tassati, abbiamo raccolto 25.000 euro, con 25.000 euro abbiamo eletto 11 parlamentari, con 25.000 euro di solito qualsiasi notabile di altri partiti ci fa una cena per sera per mettere insieme elettori sperando magari che gli diano il voto. Questa, guardi, è un'esperienza diretta che porta alla conclusione che i costi della politica in Italia sono ancora troppi. Guardi, e non è una campagna demagogica, è solamente una constatazione, perché comunque certo la politica ha bisogno di vivere, però si può anche, guardi, francamente si può anche autofinanziare. Va bene, senatore Di Nicola, primo Di Nicola, grazie molto per aver accettato il nostro invito a Zapping, grazie, è stato molto chiaro. Grazie. Primo Di Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, da anni si occupa anche nella sua qualità di giornalista della materia di cui abbiamo parlato, insomma, la questione dei vitalizi per i parlamentari.